Riccardo Cocciante e Francesco De Gregori sono solo alcuni dei big che faranno tappa all'Aquila in occasione della prossima perdonanza celestiniana. Spettacoli non preconfezionati ma cuciti per la città e dunque unici nel tema della famiglia e della riconciliazione, filo conduttore di questa edizione per riavvicinarsi alla sobrietà e alle origini. Il lavoro artistico, mentre procede l'iter per la candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO, è stato di grande qualità, con al centro il tema del perdono. Il fuoco del Morrone arriverà quest'anno a Colle Maggio, dove ci sarà una sorta di teatro del perdono, con spettacoli che rispetteranno però la sacralità del luogo e un palco davvero minimal. Sarà una cerimonia di attesa, infatti quella del 23 agosto, con l'accensione del tripode che apre la settimana di eventi. Il 24 in Piazza Duomo un altro grandissimo evento, la chiusura del tour mondiale di Jesus Christ Superstar, con l'attore famoso in tutto il mondo, il Gesù originale, per capirci, lo statunitense Ted Neeley. Il 25 agosto il maestro Riccardo Cocciante racconterà se stesso, narrando anche ricordi dell'infanzia legati al territorio, lui è di Rocca di Mezzo, due spettacoli prodotti interamente, questi primi due all'Aquila, cuciti addosso alla città, con un'orchestra di 50-60 elementi con Cocciante, giovani del Conservatorio Casale. Il 27 l'Aquila suona, una specie di isola suonante come accadeva in passato, con eccellenze locali e musica di ogni tipo. Il 28 agosto l'apertura della Porta Santa, con la sera in Basilica una veglia particolare, da mezzanotte sino alle 6. Autorità, personaggi del mondo dello spettacolo, il sindaco, cittadini, leggeranno passi della Bibbia con musica antica a intermezzare. La grande chiusura sarà affidata ad un artista che non ha bisogno di presentazioni, Francesco De Gregori. È la chiusura della perdonanza, è la chiusura di un progetto che durerà 3 anni, è una chiusura di qualità. Abbiamo detto che la perdonanza ha dei tratti spirituali, dei tratti di riflessione, dei tratti di cultura e dei tratti ludici. Quindi, come avrete capito, ripercorriamo con un certo equilibrio, una certa sobrietà, tutte queste caratteristiche. Il corteo, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, sarà un corteo sobrio, non una sfilata ma neanche una processione. Sobrietà non vuol dire tristezza. Si darà grande rilievo ai territori quest'anno ma anche ai quarti cittadini. I comuni nel corteo non sfileranno più in ordine alfabetico ma con il quarto di appartenenza. La nostra intenzione non era quello di comprare pacchetti preconfezionati di grandi artisti, ma coinvolgere grandi artisti con le eccellenze del territorio. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della nascita del nostro Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Così parteciperà quindi in una grande esibizione con il maestro Riccardo Cocciante. E poi ci sarà invece nella cerimonia di apertura la grande nostra orchestra, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese.